tutti e benvenuti in questo nuovo video, che oggi è un video che serve a raccontarvi una storia un po' strana, una storia un po' misteriosa. Vi è mai capitato di pensare come sarebbe incontrare dei fantasmi in un contesto totalmente non legato a fantasmi nella vostra mente? Voglio dire, uno si aspetta di incontrare magari un fantasma in un castello, in un cimitero, in un ospedale, perché no, magari anche nella propria casa. Però ci sono dei posti che, quando uno ci pensa, non è che ti facciano venire in mente esattamente fantasmi. E uno di quei posti è sicuramente un autobus. Infatti, chi potrebbe mai aspettarsi di incontrare un fantasma in un autobus? Punto di domanda. Però pare, dice qualcuno, che in effetti i fantasmi si possano incontrare davvero dappertutto, anche se a volte uno non li riconosce neanche subito come tali, e che si possano sicuramente anche incontrare su un autobus. E infatti quella che vi racconto oggi è una leggenda metropolitana cinese che parla di autobus, strane figure e di qualcuno che si rende conto di essere salito su un mezzo che stava trasportando degli spettri, degli spiriti. Ma non perdiamoci in chiacchiere, lanciamoci subito nel racconto della nostra leggenda metropolitana. Abbiamo una data, il 14 novembre 1995. È questo, oppure sarebbe questo, il giorno in cui si sarebbe svolta questa storia, che è un po' una leggenda metropolitana, però potrebbe persino essere vera, dice qualcuno. In realtà non si sa, non c'è certezza, vera o non vera, giudicate voi. Comunque era il 1995, qualche anno fa, quando un ragazzo deve prendere l'autobus e deve prendere l'ultima corsa. Si è fatto tardi, quindi c'è un'ultima corsa che lui può prendere e ansiosamente aspetta quell'autobus, perché sennò come farà a tornare a casa? La linea, a quello che dice la storia, sarebbe stata la linea 302 degli autobus a Pechino. Il ragazzo, come vi ho detto, era lì che aspettava l'ultima corsa, riesce a prendere questo autobus, sollevato si va a mettere al suo posto, sale sull'autobus, quando a un certo punto lui e le altre persone che sono sul bus si rendono conto di qualcosa. Non ad una fermata, non ad una fermata, ma in mezzo alla strada ci sono delle persone che cominciano a fare dei gesti, degli uomini che cominciano a fare dei gesti verso l'autobus perché vogliono farlo fermare. Ora, normalmente un autobus, anche se qualcuno cerca di farlo fermare lontano dalla fermata appropriata, non si ferma, anche per ragioni di sicurezza e tutto. Però in quel caso l'autista dice: ah, è l'ultima corsa, magari lasciarli a terra è proprio una carognata, perché proprio è notte, queste persone hanno bisogno dell'autobus, non avranno fatto in tempo a raggiungere la fermata, fermiamoci. Quindi l'autista decide di far fermare l'autobus e questi uomini, tre uomini per la precisione, che stavano cercando di fermarlo, di segnalare all'autista di fermarsi, riescono a salire a bordo. Quello che però colpisce tutti quando queste persone arrivano è che questi individui indossano dei costumi storici, oppure loro credono che siano costumi storici. Cosa particolare è che questi individui, insomma, non vestivano abiti da poco prezzo storici, tipo abiti di carnevale, abiti che magari qualcuno compra per andare a una festa, erano proprio abiti perfetti. E infatti tutti quanti quelli che erano sul bus li guardavano con gli occhi di fuori, perché erano totalmente perfetti. E poi la scena era un po' strana, perché due di questi uomini sostenevano un terzo uomo tra di loro, il terzo uomo che anche lui aveva un aspetto un po' strano, perché oltre ad indossare gli abiti di questa dinastia del passato, oltre a indossare questi abiti storici perfetti, aveva i capelli arruffati, lunghi lunghi, quindi era proprio una strana scenetta. Quest'autobus che si ferma di notte lungo la strada, lontano da una fermata, tre uomini vestiti da testa a piedi di abiti storici perfetti, due che mantengono un terzo che sembra non stare benissimo, coi capelli tutti arruffati, lunghi, sporchi. Quindi insomma era una scena da vedere. Una delle cose che tutti quelli che avevano, insomma, visto queste persone riportarono in seguito era che questi uomini avevano le facce terree, avevano le facce proprio esangui, pallide, non come persone normali in buona salute, e questo colpì le persone che erano a bordo. D'altro canto, questi tre uomini non interagirono con nessuno, anche quando si
salirono sull'autobus, non fecero nessun tipo di interazione con nessuno. Non parlavano né tra di loro né con gli altri, se ne stavano per fatti loro ed erano sicuramente qualcosa che si faceva guardare, ma era qualcosa che però non interagiva con gli altri. Sapete ragazzi, probabilmente se siete delle persone che fanno un sacco di commuting, che a volte sui mezzi di trasporto ne vedete di tutti i colori. Quindi le persone che erano a bordo e che magari erano persone abituate a viaggiare anche di notte e a fare incontri un po' strani, dopo un po' dissero: vabbè sì, strana questa figura, queste figure, però niente di terrificante, niente di troppo troppo strano. Che cosa successe poi? Che queste persone rimasero insomma sull'autobus, non più considerate tanto dagli altri. Mano a mano i passeggeri scendevano, tranne il ragazzo che aveva preso l'autobus all'inizio della nostra storia e una vecchia signora, rimasero sul bus mentre tutti gli altri scendevano perché avevano raggiunto le loro fermate. E quindi a un certo punto si arrivò al fatto che sull'autobus fossero rimasti solo i tre uomini in costume, la signora vecchina e il ragazzo che era salito sull'autobus all'inizio della storia. A un certo punto questa signora fa qualcosa di strano, la signora vecchina che è rimasta sull'autobus fa qualcosa di strano. Era tutto tranquillo, era tutto calmo, erano rimasti solo il ragazzo, lei e gli uomini in costume ed ovviamente il guidatore, e la signora improvvisamente, così, proprio all'improvviso, comincia a gridare, comincia a dire: no 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 no, qua è successo qualcosa di strano, e accusa il ragazzo che era seduto nell'autobus di averle rubato il borsellino da una tasca, dalla borsa, insomma da qualche parte, e comincia a fare un baccano incredibile. È determinatissima, sembra proprio arrabbiata, furiosa, convinta che il ragazzo le abbia rubato questo borsellino, almeno apparentemente, nella scena che accade. E questa signora grida e grida e grida e dice al ragazzo: no no no, tu mi hai rubato il borsellino, tu mi hai rubato il borsellino, tu mi hai rubato il borsellino, ora dobbiamo scendere dall'autobus, fermiamoci alla prossima stazione e scendiamo insieme, perché alla prossima fermata so che c'è vicino una fermata della polizia, quindi andiamo alla polizia e risolviamo questa cosa. Fanno così tanto baccano che il ragazzo non può esimersi di fronte a questa cosa di andare dalla polizia, e scendono quindi alla fermata dopo. Quando scendono però il ragazzo si rende conto del fatto che la signora ha detto un po' una palla, perché là vicino non ci sono poliziotti, non c'è nessuna stazione della polizia, al che il ragazzo si incavola pure lui e dice: ma perché mi hai fatto scendere qui? Perché mi hai fatto scendere qui? Perché mi hai accusato? Io non ti ho preso niente, frugami, non ho niente, non ce l'ho il tuo borsellino. E qua non c'è manco la polizia, perché ci hai fatto scendere? Perché hai fatto questa scena? E la signora serafica improvvisamente gli dice: ma tu non ti sei accorto che quegli uomini erano fantasmi? E non volevo che restassimo soli sull'autobus con loro? Non ti sei accorto che ti ho fatto un favore dicendo di scendere? Perché chissà quelli dov'è che andavano poi. Il ragazzo dice: ma che stai, sta dicendo fantasmi? Fantasmi, ma solo perché vestivano in abiti d'epoca? E la signora gli dice: ma tu non hai visto bene allora? Quegli uomini non avevano le gambe, si vedevano soltanto i tronchi e i loro costumi che erano lunghi fino a terra, ma quando si sollevavano sotto non c'erano i piedi e non c'erano le gambe. Quelli erano fantasmi, per questo ci ho fatto scendere. E così la signora poi si gira e se ne va e lascia il ragazzo lì fermo a domandarsi se davvero era andato sul bus con dei fantasmi, e a domandarsi anche: ma che volevano allora questi fantasmi? Dove stavano andando? E se fossi rimasto sul bus, sarei stato in pericolo. La storia finisce così, ragazzi, e a voi rispondere a queste domande. Ci sarebbe stato un finale oscuro se il ragazzo fosse rimasto sul bus da solo con gli spiriti? Fatemi sapere che ne pensate, ma soprattutto fatemi sapere se secondo voi è possibile, sarebbe possibile incontrare degli spiriti su un autobus, su un aereo, perché no, su un elicottero, su un taxi. Che ne pensate? Fatemi sapere qual è la vostra idea a riguardo. Io per ora mi fermo qui, vi ringrazio per essere stati con me e appuntamento al prossimo video. Ciao! Attenti, quando prendete il bus, non si sa mai.